Eccoci tornati in studio per la terza parte di Block Notes. Abbiamo parlato ampiamente dell'Arezzo, adesso continuiamo, apriamo un'altra finestra, guardiamo il calcio a 360 gradi perché abbiamo in questo terzo spazio ospiti con noi Mario Tralci, consigliere regionale della Lega Nazionale Dilettanti, e poi invece andiamo anche sul versante arbitrale perché abbiamo il presidente della sezione AIA di Arezzo, Sauro Cerofolini. E proprio da Sauro vorrei partire, innanzitutto da quelle che è una cosa che ci preme promuovere, che è poi il corso da arbitri che partirà brevissimo. Sì, il nostro corso arbitri si svolge tutti gli anni prima di Natale, partirà sabato 3 novembre presso la sede sezionale posta sotto la tribuna dello stadio comunale. È riservato a tutti i ragazzi e ragazze dai 16 ai 35 anni. Qui abbiamo una rappresentanza appunto di ragazzi e ragazze, la nostra sezione è ben rappresentata. Ho visto anche una bella rappresentanza femminile, tra l'altro. Sì, appunto, abbiamo un gruppo di 5 ragazze, la metà sono purtroppo avevano impegni di studio o di altra natura, sono rimaste a casa, ma comunque è un bel gruppo che rappresenta un po' quelle che sono le caratteristiche della sezione. Abbiamo arbitri, ragazze che arbitrano a livello regionale e ragazze che arbitrano a livello di organo tecnico provinciale. Quindi questo è il corso numero, perché siete arrivati a un'edizione... E questo vorrei dire che non possiamo dare un numero, ma diciamo, insomma... perché l'età della sezione ogni anno viene fatto almeno un corso arbitri, quindi è il corso del 2018, è un corso arbitro che consentirà prima di Natale ai ragazzi di diventare arbitri e iniziare con la ripresa dei campionati a gennaio a svolgere la loro attività. È un corso che dà un tesserino d'arbitro per andare a vedere le partite delle squadre, di tutte le squadre italiane, dalla Serie A alla terza categoria. È un corso che dà la possibilità di avere un piccolo rimborso spese per andare la sera a mangiare la pizza con la fidanzata o con il fidanzato. È un corso che ti dà la possibilità di vivere in un ambiente sano, facendo allenamento, rispettando le regole, imparando a stare in gruppo, imparando veramente a fare una vita diversa per certi versi rispetto a quello che fa un ragazzo che non fa nessun tipo di attività sportiva. Quali sono proprio i punti su cui si basa questo corso? Quindi che cosa imparano di primo acchito quando si presentano i ragazzi? Allora, esattamente il corso si svolge sul regolamento del gioco del calcio, quindi il sabato pomeriggio e la domenica mattina ci sarà un istruttore, che nel caso specifico è Ciro Camerota, ex assistente di Serie A, che istruisce e insegna il regolamento a tutti questi ragazzi. Ciro Camerota ha una qualità importante, è anche membro del settore tecnico, quindi la scuola arbitrale italiana, ed è sicuramente un istruttore che ci invidiano in tante realtà italiane. Sabato pomeriggio, domenica mattina si terrà corso, la settimana prima di Natale ci saranno gli esami sostenuti. Credo che non sia difficile, perché il regolamento del calcio, tantissimi ragazzi che si avvicinano al calcio e ragazze hanno giocato al calcio, quindi già alcune cose basilari le conoscono, però è visto da un aspetto diverso, l'aspetto della regola, e non più magari qualche volta anche per aggirarla. E a proposito quindi anche di nuove esperienze, vorrei chiedere innanzitutto a Mario Tralci. Sappiamo che c'è stata questa UEFA Regions Cup, quindi un nuovo tassello all'interno del calcio dilettanti, però in un panorama molto più ampio. Ce la presenta brevemente e ci dice anche, insomma, come si sono svolte, come sono andate le gare di questa nuova avventura. Allora, noi come Toscana, come Comitato Regionale Toscana, abbiamo rappresentato l'Italia a questo torneo della Regions Cup. E eravamo in quattro nazioni, appunto, insieme alla Svizzera, la Moldavia e la Polonia. In tutto questo torneo eravamo 32 nazioni suddivise in 8 gironi da 4,
chi vince questo girone andava praticamente nel mese di giugno a fare le finali, quindi otto nazioni sono rimaste. Purtroppo noi siamo usciti perché, pur vincendo contro la Polonia, per differenza reti siamo arrivati primi, ma per differenza reti, per una rete in meno, passata la Polonia, e noi siamo rimasti secondi. Però è stata un'esperienza bellissima, e anzi per questo vorrei dire che per partecipare a questo torneo siamo stati, come Comitato Regionale Toscana, vincitori campionato italiano delle regioni per due volte consecutivamente. Questo ci ha dato questa opportunità, un torneo UEFA che si svolge biennale, e ci auguriamo nel proseguo, perché rivincendo un torneo delle regioni possiamo avere l'opportunità ancora di poter partecipare fra due anni a un altro torneo. Anche perché immagino che comunque sia anche un'occasione di scambio per conoscere realtà estere, capire anche lì il calcio come si organizza, magari anche pescare qualcosa di buono oppure portare del nostro, del buono nostro fuori dai confini italiani. Sicuramente è stata un'esperienza in particolar modo per i ragazzi bellissima, ma anche per tutti noi del comitato, i collaboratori, dal mister. È stata un'esperienza veramente meravigliosa. Avevamo anche all'interno arbitri, addirittura in questo caso dell'UEFA, che fanno la Champions, addirittura il bulgaro che ci ha arbitrato contro la Polonia è un arbitro internazionale, quindi è stata anche questa un'atmosfera un po' particolare, questo mondo dilettantistico che ha toccato comunque qualcosa di importante a livello europeo. Questo insomma ci gratifica molto i ragazzi e il Comitato Regionale Toscana per questa grande opportunità. Bene Sauro, ci sono anche dei buoni risultati per quanto riguarda la sezione AIA Aretina, perché ci sono state comunque delle promozioni, e quindi questo fa vedere che si può arrivare in alto e vivere un grande sogno anche seguendo questa strada all'interno del mondo del calcio. Sì, la sezione Aretina ha una tradizione che viene da lontano in termini anche di qualità, non solo numericamente ma veramente in termini di qualità. Quest'anno abbiamo avuto una promozione, devo dire dopo 20 anni ahimè, ma comunque un'importante promozione, di un arbitro della sezione che è stato promosso in Serie B, Manuel Volpi, che proprio ieri sera ha fatto Lecce-Palermo. Credo che per un ragazzo la quarta partita di Serie B sia qualcosa di veramente importante. A questo c'è il gruppo degli altri ragazzi che erano già gli organi tecnici nazionali, e mi riferisco essenzialmente adesso alla Serie A e alla Serie B, con Lorenzo Gori che è questa sera a fare Sampdoria-Sassuolo e per cui non sono qui con noi questa sera, e Pagliardini Niccolò che è a Benevento, e abbiamo qui con noi invece Marco Scatragli che assistente di Serie B è già la seconda esperienza in Serie A, l'anno scorso ha fatto l'esordio a Genova, in Genova Fiorentina, e quest'anno ha già fatto un'altra gara di Serie A, quindi la sezione è ben rappresentata. Ma voglio dire, se mi permette, anche che non è solo qua, ma anche in Serie C noi abbiamo tre persone, un assistente e due osservatori che rappresentano la sezione, e a livello di campionato nazionale dilettanti abbiamo un arbitro, un assistente e due osservatori. Nel campionato, alla CAI, campionato arbitri interregionali, cioè ragazzi che da tutta Italia arbitrano le gare di eccellenza e di promozione, che abbiamo Ennio Cerbasi che è qui con noi, neopromosso quest'anno a questa categoria, e Lorenzo Maccarini di Cortona. Quindi ecco, voglio dire, la sezione in tutto il calcio a 11 è ben rappresentata. Bene, allora dopo sentiremo anche loro, ma io nel frattempo vorrei far entrare, intanto è arrivato il nostro direttore Luca Caneschi, perché so che c'è anche un momento particolare di premiazione. Buonasera direttore. Sì, porta quella lì. Facciamo entrare il premio? Sì. Allora abbiamo una giovane. Eccola qua. Sì, anche il taccuino. Spieghiamo le motivazioni, insomma. Posso alzarmi? No. Penso che sia un po' legato. Allora sono un po' legato. Allora, aiutami qua. Tieni un attimino questa roba qua, sono legato così e non è facile.
questo è il nostro fiore all'occhiello. Questa qui è la sesta Coppa dei Campioni che si è svolta quest'anno, nel penultimo sabato di giugno, presso gli impianti sportivi Occhi Verdi di Arezzo, e che ha raggruppato 14 sezioni arbitri italiani, quindi circa 250 persone da tutte le parti d'Italia, dalla Sicilia al Piemonte, voglio dire, non è compresa la Sardegna, di colleghi arbitri sono venuti e hanno giocato questo torneo di calcio a 5. E questo è il momento della premiazione alla finale, e come si può ben vedere una bella rappresentanza di persone. Era una promessa che avevamo fatto in sede di presentazione del torneo al nostro direttore. Io, Luca, con soddisfazione veramente, grazie, veramente ti omaggio di questo ricordo. E non solo, ma vorrei dire che abbiamo anche un nostro gagliardetto della sezione arbitri, e poi credo che magari ti possa servire ora per le riunioni. Per qualche riunione di redazione, sì. Userò solo quello rosso, quello giallo te lo potrei anche rendere. Grazie, grazie, grazie davvero. È un piacere per la nostra emittente collaborare come sempre abbiamo fatto con gli arbitri, e per tutto quello che vorrete fare saremo a vostra disposizione. Grazie, grazie, grazie ancora. Grazie direttore. E io intanto volevo proseguire con Mario Tralci, facciamo un po' una fotografia di quello che è in questo momento la Toscana dei dilettanti. Comunque sia, c'è tanto fermento, ci sono tante belle cose, anche magari invece a livello provinciale qualcosa da aggiustare, perché purtroppo quest'anno sappiamo che ad Arezzo ci manca la terza categoria. Allora, per quanto riguarda il comitato regionale, la Toscana è una bella regione dove ci sono tante belle società, e lo dimostra il fatto che anche al torneo delle regioni o comunque a tutte le manifestazioni la Toscana è fra virgolette la società, il comitato da battere, insomma, quando si fanno questi incontri con le altre regioni. Questo sta a dimostrare il buon lavoro che stanno facendo le nostre società, perché in realtà noi con le rappresentative siamo lì a raccogliere il buon lavoro che le società stanno facendo nel proprio interno, quindi istruttori validi, ragazzi che vogliono emergere, e queste rappresentative vorrei ricordare che vengono fuori anche dei ragazzi importanti, anche di Arezzo, perché noi Settembrini che è a Cittadella o Martinelli che è a Lucca sono ragazzi che vengono da noi, Giaccherini è giocato nella rappresentativa nostra, è stato un nazionale, Diamanti, cioè Corradi, tutti i giocatori che nascono comunque da queste attività, da questa Toscana, quindi questo sta a significare, questo per dare l'esempio. I campionati quest'anno abbiamo avuto un piccolo problema abbastanza importante per quanto riguarda l'eccellenza, il ripescaggio delle Badesse che ha un po' sconvolto il girone B dell'eccellenza, comunque i campionati come tutti gli anni sono partiti con tranquillità, con efficienza, stanno dimostrando il loro valore, anzi di questo vorrei ringraziare, approfitto dell'occasione di Sauro, per anche gli arbitri che sono veramente, si stanno dimostrando in questo inizio di campionato all'altezza della situazione in tutto e per tutto, perché posso dire che non ci sono state da parte di società considerazioni o qualche cosa, comunque questo sta a dimostrare il grande lavoro che loro stanno facendo, in particolar modo i dirigenti con questi ragazzi che le stanno portando su. Quindi per quanto riguarda il comitato regionale i campionati stanno andando molto bene, ma la domanda che comunque dicevi per quanto riguarda il comitato la delegazione provinciale, purtroppo quest'anno non abbiamo un girone della terza categoria. Questo è dovuto al fatto che avevamo 15 società e 6 sono state ripescate in seconda categoria. Questo in tutta la Toscana vuol dire che dimostra che le nostre società hanno dei numeri per essere ripescate, perché per essere ripescati c'è una classifica particolare per cui queste società sono state. E quindi da 15 siamo rimasti in 9. A quel punto col comitato regionale abbiamo deciso di trasferire alcune società a Siena e alcune a Firenze,
in modo tale che possano fare dei gironi congrui, perché non puoi fare come l'anno scorso un girone a 11 in terza categoria. Non esiste. E brevemente, in chiusura, quali possono essere magari le soluzioni per poter riportare questa terza categoria dei campanilismi qui in casa nostra? In casa nostra, ma guarda, bisogna innanzitutto iniziare a ragionare che terza categoria dovrà essere un campionato interprovinciale, non è più il campionatino, il campionato della provincia. Se si va a vedere, in tutta la Toscana abbiamo andare da una provincia all'altra, proprio perché mancano innanzitutto i numeri. Io vorrei ricordare che alcuni anni fa, 4-5 anni fa, avevamo 250 società in terza categoria, oggi ne abbiamo 168, sta a dimostrare che comunque mancano numeri, quindi gioco forza questa situazione di interprovincialità, bisogna portarla avanti e mi auguro che il prossimo anno sia Petrucci che tutta la delegazione possano lavorare in modo tale da riportare sicuramente un campionato di terza categoria anche nella delegazione di Arezzo. Perfetto, noi ci troviamo in chiusura adesso di questo terzo blocco. Io ringrazio Mario Tralci per essere stato con noi e Sauro Cerofolini insieme alla delegazione di arbitri che ci ha portato. E ci vediamo tra pochissimo con un nuovo blocco di Block Notes, questa volta dedicato al calcio femminile.